Cerconi, restauratore antiquario, titolare di una bottega antichissima Bellante che ha preso vita nel 1860. Restauratore è un mestiere affascinante e complesso. Bisogna unire la capacità artigiana e la creatività, la manualità e tutte quelle conoscenze specifiche per il recupero corretto dei mobili antichi nel rispetto delle loro caratteristiche originarie. Come ha deciso di intraprendere questo mestiere? È una tradizione di famiglia, da 4 generazioni. Poi la vendita è venuta successivamente negli anni 70. Chi è stato il suo maestro? Noi veniamo da una famiglia, mio padre, sono anche collaboratori bravi, che la bottega va avanti. Che tecniche usa nel restaurare i mobili? Le tecniche antiche sono semplicissime. Prima conservazione della patina, conservazione del legno, e la lucidatura a tampone o cera, è semplicissimo come... però le tecniche specifiche per il mobilio antico. Come sceglie i mobili da restaurare? La scelta viene dal cliente, se ne è necessità di fare il restauro o meno, ma il mobilio antico sembra un valore aggiunto su una casa di un certo pregio. Vediamo anche dei bellissimi lampadari, questi li propone solo per la vendita? Sì, sì, io l'acquisto, li riparo e li propongo per la vendita. Gli architetti o... chi arreda le ville o case o appartamenti. Qual è la lavorazione che le capita di fare più spesso? La lavorazione è il restauro che si prende il mobile o qualsiasi mobile si decide e si comincia a lavorare la lavorazione da zero, si comincia a smontare il mobile, le parti mancanti, si fa la conservazione e poi la lucidatura alla fine si effettua. Qual è il restauro di cui va più fiero? Mobili di un certo pregio. Mobile 700, mobile 600, cioè mobili di alta epoca, però nelle nostre zone sono poche. Se io non vado su Roma o L'Aquila o Bologna, che io vado pure in tutta Italia. Secondo lei l'artigianato è un mestiere per il futuro? Oggi l'artigiano deve essere qualificato. Se è qualificato, sì, fanno degli stage, fanno le scuole, fanno un tipo di formazione, ma la formazione viene fatta in bottega. Io ho fatto la formazione sia in bottega, da piccolo ci sono nato, e poi l'ho fatta anche fuori, con le altre esperienze di studio. Lei non solo fa il restauro, ma crea anche dei mobili? Sì, sì, creiamo anche su richiesta. Adesso sto realizzando dei tavoli per 2 studenti di Milano, fatti tutti in noce massello. Vedo dei pezzi bellissimi, come si è restaurato questo mobile? Che i mobili di una certa epoca non vengono restaurati prima. Prima si fanno vedere lo stato di conservazione, e poi si comincia a restaurare, ma il cliente lo vuole vedere prima del restauro, perché un mobile fatto dopo, il cliente non sa che cosa è cambiato, è autentico, non è autentico. Io ci faccio le foto prima ai mobili e faccio le varie fasi di lavorazione, quando lo acquisto, quando lo vendo, e la fase di lavorazione del mobile. E la clientela ama il mobile di pregio? È amante del mobile. Viene meno la seconda fase, perché un certo fino agli anni 90 si acquistava, si metteva in casa. Oggi le case si tendono a ridurre e i mobili vengono venduti. Una ricetta per rilanciare l'artigianato? La tassazione sarebbe meno e da classificare. Allora si può, perché ognuno c'ha un modo di fare le cose. L'artigiano che produce di più è un artigiano che tende a produrre più tempo e produce di meno. Perciò non possiamo fare gli studi di settore come per tutti. C'è un lavoro che ti sta particolarmente a cuore? Ho progettato dei tavoli tramite richieste del cliente. Io parto dal tavolame di noce e devo realizzare il prodotto finito. Tavoli, credenze, sedie, librerie. Cioè, il bello è questo. Cioè, una volta che fai il lavoro, dici l'ho fatto io.